Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui da Pianeta Hobby, sono sempre il vostro Merc e oggi siamo qui con non un nuovo spacchettamento ragazzi, ma con non so, vi faccio vedere praticamente dei Funko Pop esclusivi o Funko Pop, adesso il nome è generico, cioè ognuno lo dice come vuole. Detto questo, però non solo quelli esclusivi, ma anche quello non esclusivo, perché giustamente quando fanno un Funko Pop, uno è esclusivo la maggior parte delle volte e l'altro è normale, chiamiamolo così, normale. Quindi adesso andiamo a fare un paragone tra i due. Quindi detto questo ragazzi, andiamo a fare questo paragone. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo tornati nella mia postazione dove registro i miei video, cioè non registro, li edito, ecco diciamo così, dove edito i miei video. Quindi raga, abbiamo una marea di Funko come potete vedere, tra l'altro due molto esclusivi che io ho presi a Tokyo, quindi dopo vi spiegherò come. Ok raga, quindi andiamo col primo, facciamo Frodo Baggins. Tutti lo conoscono, sicuramente tutti conoscete il Signore degli Anelli come minimo. Ok ragazzi, quindi questo è Frodo Baggins. Io ho la telecamera qua in alto raga, quindi scusate se guardo qua. Questo è quello normale, un Funko Pop normale, come potete vedere la spada ed è lui. Invece quello esclusivo ragazzi, oltre che il prezzo è molto più alto, sicuramente vedete il prezzo, ma vabbè, fa niente, quello è una cosa a parte, ha gli occhi azzurri con le venature. Questo qui ragazzi ne trovate sempre uno su sei, cioè nel senso, quando noi ordiniamo i Funko c'è cioè gli scatoloni e dentro abbiamo sei di questi, cioè ovvero 5 di questi normali più uno quello esclusivo col bollino, che ho scritto Limited Edition Glow Chase. Questo in teoria Glow Chase vuol dire che si illumina durante la notte. E questo è il primo che vedremo, quindi Frodo. Ovviamente dietro abbiamo tutta l'espansione, ovvero c'è anche il Balrog. Io ragazzi non vedo l'ora che esce il Balrog, perché è col Funko sicuramente quello grosso e poi è fighissimo, c'è cioè i Signori Anelli. E ovviamente in negozio abbiamo anche tutti gli altri. Forse non c'è ancora arrivato Genji, ma in teoria dovrebbe arrivarci. Ok ragazzi, e questo è il primo Funko Pop esclusivo. Ok, e lo mettiamo qui in fondo. Andiamo col prossimo, che è lui, Remy, ovvero Ratatouille ragazzi. Come potete vedere questo è il Ratatouille normale, carino, che fa così con le mani. E poi invece il Chase ragazzi, il Chase è vellutato, cioè cosa vuol dire? Praticamente se andremo a tirare fuori il Funko è vellutato, ha tipo il pelo, come se fosse un topo vero. Infatti come potete vedere, guarda che figo ragazzi, se ne magari riuscirò a tirarlo fuori, ve lo faccio vedere molto volentieri senza spaccare niente, perché sennò fanno sennò il capo mi uccide. Eccolo qua ragazzi, come potete vedere ha tipo un velluto, adesso non so se riesco a farvelo vedere. Vedete che tipo velluto? È veramente fighissimo. E anche questo qui se ne trova sempre uno su sei. In teoria tutti se ne trovano uno su sei. I più rari, in teoria che se ne trova uno su 12, li abbiamo già venduti tutti, se non mi ricordo. E ovviamente questo qui ha tutta la serie. Noi abbiamo i due protagonisti, quindi loro due, e lui non so se ci arriverà mai. Questo non so dirvelo. Ok raga, e questo è l'altro e secondo Funko Pop. Ok raga, poi andiamo con il quarto, no con il terzo, così prendiamo lui che è uno dei miei cartoni preferiti, anzi è il mio cartone preferito, che è quello di Gravity Falls ragazzi, Dipper, cioè questo è il cartone che sicuramente quasi tutti avrete visto per forza, perché se non sbaglio è su K2, se non vorrei dire una stupidata, ma in teoria è su lì. Io mi sono visto tutta la prima stagione, in teoria dovrebbe uscire la seconda, non so quanto, spero che esca perché mi fa morire questo cartone. Ok raga, questo è Gravity Falls e Dipper. Cosa di particolare? Niente, è lui con un libro in mano. Invece quello esclusivo è questo qui ragazzi. Come potete vedere la differenza, è più pallido, ma per quale motivo? Perché questo qua è Glow in the Dark, quindi si illumina durante la notte, che per alcuni va bene, a me dà fastidio se una persona, se qualcosa si illumina durante la notte, però beh, è molto molto bello. Particolarità niente, è uguale, solamente che si illumina e se ne trova sempre uno su sei che questo. Giriamo dietro, abbiamo tutta, cioè tutta la famiglia no, perché i personaggi che ci sono veramente tanti, ne hanno fatti in teoria solo 4, sì, che sono lui, vabbè, poi la sorella, se non sbaglio la cugina Mabel, scusatemi, poi c'è lui, Stan, lo zio, e il cattivo, il triangolo, Bill. Ok raga, in teoria e noi abbiamo solo per ora Dipper, se non sbaglio, sì, dovrebbe arrivarci anche gli altri tre, ma questo non lo so. Ovviamente c'è anche Chase di lui, del cattivo, che è viola. Se mi arriverà ve lo farò sicuramente vedere in un prossimo video. Ok raga, e questo è un altro Funko. Andiamo con quest'altro,
forse quello che può piacere praticamente a tutti, che è Punisher, ragazzi. Punisher di Daredevil, la serie TV se non sbaglio. Quindi, cosa di particolare? Questo è quello normale, come potete vedere, ha la pistola in mano, un occhio rosso, si è capito, un pugno in faccia. E quello esclusivo cosa che ha? Quello esclusivo è molto particolare, ragazzi, eccolo qua, perché quello esclusivo ha la maschera di Daredevil in mano. Cioè, è una figata, praticamente lui ha la pistola così, ha un mitra. Invece quello esclusivo ha la pistola sul braccio destro che non si vede, e sul braccio sinistro ha la maschera di Daredevil, ragazzi, cioè, tanta roba. E questo è un altro Funko molto molto difficile da trovare, perché abbiamo fatto fatica. Quindi eccolo qui dietro la serie completa, che c'è Daredevil, Elektra e Punisher. Loro due non so se ci sono i Chase, ma in teoria no, l'hanno fatto solo di Punisher, e questo è uno dei più esclusivi. Eccolo qua, e mettiamo sempre qui. Poi andiamo con un altro, che questo vi ho già fatto vedere in un altro video precedente, ma in teoria eccolo qua, che è lui, Salazar, quello di Pirati dei Caraibi, quello nuovo. Questo è quello normale, ovviamente ha una spada come nel film, giustamente, perché sai. E poi qui dietro abbiamo i tre personaggi principali, Jack Sparrow, Salazar e Ghost, che sarebbe Turner quando è ancora maledetto. Ok raga, detto questo, poi abbiamo lui, che è il Chase, praticamente Salazar Ghost, cioè praticamente quando è un fantasma. Infatti come potete vedere è tutto tagliato, grigio, tutti i colori strani. Ok, quest'altro è un altro Funko esclusivo. Poi andiamo con un altro, che questo è uno dei forse i primi che ci sono arrivati, se non sbaglio, di Chase, se non me lo ricordo, che è Alien, ragazzi. Alien di Independence Day. Sicuramente anche voi questo l'avrete visto, è un film parecchio, non dico vecchissimo, ma neanche nuovo, cioè alla sua età, diciamo. E questo è uno, perché poi erano, tra l'altro l'hanno fatto con un nuovo di Independence Day, quindi sicuramente l'avrete visto. Io parlavo di quelli vecchi, i primi, dove c'era ancora Willie Smith che faceva la parte del tizio che aveva pigliato l'alieno. Ok raga, questo è quello normale. Invece quello esclusivo è molto figo, perché si apre come nel film, giustamente, che lo aprono ed esce l'alien normale. Questa è un'armatura e lui c'è dentro proprio l'alieno. E questo è quello esclusivo, che è una figata, ragazzi. Cioè, l'alien che si apre e c'è dentro l'omino. Molto molto bello come cosa. Molto molto figo. Ok, questo è un altro esclusivo. Ok raga, quelli che ci sono arrivati in negozio li abbiamo finiti. E ora vi farò vedere una chicca particolare. Eccoli qua, ragazzi. Questi due cosa sono? Praticamente sono le creature leggendarie dell'Asia. Infatti, come potete vedere qua sopra, c'è scritto Pop Asia. Questi due pop li davano solo ai tatuatori che andavano a fare una fiera, se non mi sbaglio, particolare. Praticamente gli davano questo normale e questo dove lo potevano dipingere, perché è tutto bianco. Infatti, come potete vedere qua, c'è il simbolo del negozio del tattoo. Io quando sono andato in Giappone, questo qua era il negozio e avevano appiccicato il loro simbolo. Invece questo è quello delle esclusive Toy-Con, giustamente. Ok raga, questi si trovavano solo in Asia. Ok ragazzi, sto dicendo, sono andato a Tokyo a fare un viaggio praticamente, e quando sono passato per la via della moda, come diceva la guida, c'era questo tatuatore che era questi due Funko. Allora sono andato lì e li ho presi, perché giustamente sono un po' particolari ed erano esclusivi. Ovviamente qua dietro abbiamo tutte le altre divinità, cioè sono alcune che costano veramente tantissimo, ragazzi, anche super 100 euro. Sono andato a guardare alcune liste e superano veramente tanti soldi. Questi qua non so per quale sono rimasti abbastanza parziali, e vabbè, io li ho presi lo stesso perché erano Funko esclusivi. Ok raga, spero che il video vi sia piaciuto. Questo era un video molto particolare, diverso da quello del solito, e mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivete, condividete, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga. White boy swag.